Allora, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati per un nuovo appuntamento, un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare una giacchetta, un blazer estivo, realizzato all'uncinetto con la tecnica del granny crochet. Quindi realizzeremo due grandissimi quadrati che poi andremo a ripiegare e a realizzare la nostra giacchetta. Per fare ciò vado ad utilizzare il nuovo cotone arrivato quest'anno per la primavera, bellissimo, e sono tutti colori sfumati. Ce ne sono 5, se non sbaglio, tra cui poter scegliere. È un cotone Macò, quindi veramente un cotone super pregiato. Io vado a lavorarlo con un uncinetto 3,5. Sono gomitoli da 500 grammi, ho scelto questo colore rosa e grigio. Ogni gomitolo contiene 205 metri, quindi una resa anche veramente molto buona. E io per realizzare una M di taglia utilizzerò mezzo chilo di cotone. Detto questo, vi lascio direttamente al tutorial e vi ricordo che tutto il materiale, quindi anche questo cotone, lo potete acquistare sul sito www.merceriamori.it. Allora, partiamo subito. Io ho realizzato il cappio e parto facendo 5 catenelle che vado a chiudere puntando nella prima, facendo una maglia bassissima in questo modo. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia alta, che però non vado a fare con le catenelle, ma allungo bene l'asola a cui sto lavorando, prendo il filo e lavoro attraverso quest'asola. Voilà, ed ecco che ho fatto la prima maglia alta. Adesso punto all'interno del cerchio e vado a fare altre due maglie alte. A seguire faccio 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte puntando sempre nel cerchio. Di nuovo 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Dobbiamo proseguire in questo modo fino ad avere all'interno dello stesso cerchio 6 gruppi di maglie alte. 6 gruppi da 3 maglie alte. Voilà, ho terminato, quindi ho tutti e 6 gruppi di 3 maglie alte. Vado a fare ancora le ultime 2 catenelle e adesso generalmente noi siamo abituati che qui chiuderemo il giro facendo una maglia bassissima, ma non lo faremo, andremo a fare invece quello che vi farò vedere adesso per evitare che si veda la riga di chiusura di ogni giro. Quindi vado a fare sempre qui una mezza maglia alta. Voilà, e sopra questa mezza maglia alta vado a lavorare 3 maglie alte, prendendo attraverso questa mezza maglia alta. Vedete, una, poi lo prendo attraverso, di nuovo faccio la seconda e poi faccio la terza. A questo punto vado nell'archetto di catenelle successivo, in questo archetto qui, e realizzo all'interno di questo archetto 3 maglie alte, quindi 2 e 3, seguite da 2 catenelle e di nuovo da un gruppo di 3 maglie alte fatte prese sempre in questo stesso archetto. Voilà, adesso mi sposto di nuovo nell'archetto successivo e ripeto la sequenza, quindi 3 maglie alte, due catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Procedo così per tutti il giro.
Allora, arrivati al termine del giro, vedete che io ho qui l'archetto dove abbiamo fatto il primo gruppo di tre maglie alte iniziali. Vado sempre a puntare in questo archetto qui e vado a farne altre tre. Quindi facciamo di nuovo, completiamo il modulo facendo le altre tre maglie alte mancanti, seguite da 2 catenelle. E andiamo a congiungerci come abbiamo visto prima, facendo la mezza maglia alta e non la maglia bassissima. E in questo modo dovremo andare a chiudere tutti i giri che faremo. Ok? Vedete, in questo modo. Adesso ho la mezza maglia alta, attorno a questa ripeto lo stesso procedimento di prima e vado a lavorare le prime 3 maglie alte. Adesso la lavorazione proseguirà nello stesso modo, ovvero ogni giro si aggiungerà, si aggiungeranno dei gruppi in più di maglie alte da fare, ma tutti gli angoli, ovvero vedete che questo è un esagono che noi andiamo a lavorare, ha quindi 6 punte, 1, 2, 3, 4, 5 e la sesta che è questa qui. In tutte le punte andremo sempre a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. In tutte le maglie in mezzo, invece, andremo a lavorare solo un gruppo di 3 maglie alte. Quindi è proprio per questo che io adesso qui ho fatto metà dell'inizio, che poi andremo a chiudere a fine giro come abbiamo fatto prima. Punto qui in mezzo tra un gruppo di maglie alte e l'altro e vado a lavorare 3 maglie alte. Voilà, mi sposto nell'archetto successivo, sono sull'angolo e vado a fare la mia sequenza di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso vado a puntare invece qui tra un modulo e l'altro, proprio qui, vedete, e vado semplicemente a lavorare 3 maglie alte. Mi sposto sull'angolo e ripeto di nuovo la sequenza di 3 più 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Proseguiamo dunque così tutto il giro fino a completarlo. Sono arrivato al termine del giro, vi faccio vedere ancora una volta la chiusura. Quindi punto nell'archetto, vado a lavorare le 3 restanti maglie alte. Faccio 2 catenelle e mi collego facendo una mezza maglia alta. Ok? E poi l'inizio dei giri, come abbiamo visto, è sempre lo stesso, quindi lavoriamo il primo modulo attorno a questa mezza maglia alta e questo ci fa sì di sostituire le 3 catenelle che equivarrebbero alla prima maglia alta, che però a fine della lavorazione si vedrebbe, diciamo, il punto di chiusura di ogni giro. In questo modo invece non si vedrà. Ok? Allora, come vi dicevo prima, quindi negli angoli è sempre lo stesso modulo, ormai l'abbiamo imparato. Nel mezzo invece dobbiamo andare a fare sempre i gruppi di 3 maglie alte, gruppi di 3 maglie alte che ogni giro aumentano. Infatti, prima ne avevamo uno solo, adesso ne abbiamo due da fare, uno qui e uno qui. Ok? Quindi prima e dopo il gruppo del giro precedente. Quindi nel giro successivo, invece di avere solo 2 gruppi di maglie alte tra un angolo e l'altro, ne avremo 3, quello dopo ancora ne avremo 4 e così via. La lavorazione quindi prosegue sempre nello stesso modo, alternando lungo tutto il lato del nostro esagono dei gruppi di 3 maglie alte e nell'angolo la sequenza di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E dobbiamo proseguire così a realizzare un esagono molto grosso, pari a 25 giri totali contati a partire dal centro.
Quindi vedete che io qui sto facendo l'angolo e adesso di nuovo nel lato vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte qui e un gruppo di 3 maglie alte qui attorno all'unico gruppo che avevo invece nel giro precedente. Sono tornata di nuovo al mio angolo, ripeto la sequenza e poi proseguo completando il mio giro e tutti i giri a venire che si sviluppano quindi in questo modo e andiamo avanti fino ad aver ottenuto 25 giri. Allora guardate, ho terminato di realizzare la prima parte del mio diciamo esagono e sono semplicemente andata a piegarlo a metà, vedete, così è aperto, vado a piegarlo esattamente a metà e ottengo questa forma dove qui avremo la manica, il metà davanti e la metà dietro. Dovremo poi andare a realizzare una parte uguale identica a questa in modo da avere l'altro lato con il dietro che andremo ad unire i due davanti e le due maniche. Quindi questo è il risultato. Adesso vi do qualche indicazione in centimetri. Allora, la mia manica è alta, quindi da qui a qui, tutto questo pezzo, 22 centimetri, e la maglia in totale, quindi da qui al fondo a in cima, è 46 centimetri. Adesso andremo a fare dei giri solo qui attorno per ingrandire la parte davanti, qui è la lunghezza, quindi gireremo su righe avanti e indietro in questo modo, senza andare a toccare la manica. Proprio per questo andiamo a mettere un marcapunto qui nell'angolino e un altro marcapunto qui nell'altro angolino dove io ho ancora il filo attaccato, ok? Proprio perché adesso dovremo andare a lavorare tutto questo lato, tutto questo qui, e risalire di qui. Una volta arrivato all'altro marcapunto dovremo tornare indietro e in totale lavoreremo 4 giri. Quindi adesso vi faccio subito vedere come. Allora, vedete che io parto qui dove ho il marcapunto. Quindi per andare a unire a fine giro abbiamo visto che andiamo sempre a fare una mezza maglia alta, quindi vado a farla subito, attorno alla quale vado a lavorare le prime 3 maglie alte. E 3. Vedete, in questo modo. Qui era l'angolo, però vado a fare solo un modulo da 3, ok? Proprio perché non è più un angolo completo, ma è un mezzo angolo. Dopodiché andiamo a proseguire il giro esattamente come prima, quindi andiamo qui tra un modulo e l'altro e di nuovo vado a lavorare le mie 3 maglie alte. Stessa cosa nel punto successivo. E così via, diciamo, per tutto questo lato. Ok, quindi procedo così fino ad arrivare all'angolo in fondo dove vi farò vedere che poi si farà di nuovo il modulo completo dell'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Comunque lavoriamo tutto questo lato prima. Arrivata qui sull'angolo e come vi dicevo prima andiamo a lavorarlo come facevamo all'inizio, quindi un gruppo di 3 maglie alte seguito da 2 catenelle e di nuovo da 3 maglie alte, sempre puntando tutto nello stesso posto. Fatto ciò, adesso proseguiamo a lavorare i nostri moduli da 3, sempre alternandoli qui in mezzo, di nuovo per tutto questo giro, per tutto questo lato. Arrivati qui sull'angolo faremo di nuovo un angolo intero come abbiamo appena fatto e poi lavoreremo invece l'ultimo tratto fino ad arrivare al marcapunto. Ok, e qui sull'angolo invece finiremo di nuovo facendo solo 3 maglie alte, ma lo vediamo quando ci arriviamo. Quindi proseguiamo adesso ancora per questi due lati. Sono arrivata qui dove ho il marcapunti, quindi sono nell'angolo. Ok, adesso lo devo sfilare perché l'ho messo. Devo metterlo qui, perfetto. Vedete che qui ho le catenelle libere, quindi punto nelle catenelle e vado a lavorare l'ultimo gruppo da 3. Quindi non andiamo più a lavorare l'angolo perché questo non è un angolo, ma è semplicemente la fine. Quindi l'inizio e la fine del nostro giro si fa con 3 maglie alte, con un modulo di 3 maglie alte. Adesso a questo punto andremo a voltare il lavoro
e andremo a fare altre un altro giro esattamente come il precedente, quindi partiamo di nuovo facendo 3 maglie alte sopra, diciamo, le prime tre maglie alte. Quindi ho fatto la prima maglia alta per alzarmi e adesso vado a puntare nel primo modulo per andare a fare appunto le prime tre esattamente come prima. Quindi vedete che mi sono alzata, potevate fare anche le 3 catenelle se vi viene più comodo. Comunque ho fatto la prima maglia alta qui e poi dopo il primo modulo esattamente in corrispondenza tra un modulo e l'altro, come siamo ormai abituati a lavorare. E adesso proseguiamo appunto facendo tutto un giro così. Quindi sono da fare 4 giri, questo qui che abbiamo iniziato è il secondo, quindi dobbiamo andare a fare questo più altri 2 giri esattamente nello stesso modo. Quindi dove abbiamo il marcapunto, inizio e fine, mi raccomando sempre solo 3 maglie alte, mentre negli angoli che troveremo giù qui in fondo andremo a fare tutto l'angolo completo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Proseguiamo in questo modo. Allora, ho avvicinato le mie 2 parti, finalmente finite, uguali, e adesso non ci resta che andare a fare la cucitura qui nel centro della schiena. Quindi dobbiamo andare ad unire i 2 pannelli, adesso vi faccio vedere come, e poi dovremo andare a cucire anche quella che è la manica, ovvero questa parte qui, vedete che è aperta. Allora, io adesso vi farò vedere come cucire il tutto qui nel dietro della schiena, e poi voi dovrete andare a ripetere lo stesso procedimento per quanto riguarda la manica, ma la manica tenete presente che non va cucita tutta, ma va cucita lasciando aperto un pezzettino qua davanti, che io ho calcolato essere circa 5 centimetri, ok? Quindi tanto così circa, dove non andremo a cucire. Quindi dovete partire da qui, dal sotto l'ascella, prendere una diagonale e arrivate più o meno, vedete, qui così, e qui è dove il pezzo che dovrete lasciare aperto, tutto il resto andrà cucito, ok? Quindi ripeto, un 5 centimetri solo da una parte e 5 centimetri dall'altra in cui lasciate aperto, mentre tutto il resto sopra invece andrà cucito. Quindi vediamo subito come. Allora, perché non si veda la costina del rilievo, andrò a unirlo con un ago e non all'uncinetto. Quindi vado a prendere un ago, infilo del filo e poi dopo vado a incominciare a cucire quello che è il dietro del mio lavoro. Allora, avvicino le 2 parti in modo che siano proprio così vicine vicine, mi inserisco nel primo punto, e per fissarmi qui passo 2 volte nello stesso punto per fissare, diciamo, il lavoro di inizio. Voilà. Dopodiché passerò a prendere le 2 asoline qui del punto e le altre 2 dall'altra parte, quindi prendo entrambe le asoline e vado a cucire in questo modo. Poi passo alle 2 successive, ai 2 punti successivi, e tiro, e così via per diciamo tutti i punti, e vedrete che in questo modo non ci sarà la cucitura in rilievo. Quando ne avete fatto un pezzo, provate poi a distenderlo e vi accorgerete che appunto non c'è la costina in rilievo, che altrimenti resterebbe con la maglia bassissima. Forse lo notiamo già subito con i primi punti, vedete che sta disteso e non si nota minimamente la cucitura, ok? Quindi dobbiamo proseguire in questo modo ad attaccare tutta la parte dietro e poi, come vi ho spiegato prima, anche le maniche. Procediamo dunque in questo modo. Una volta terminata tutta la cucitura, vedete che qui sono andata anche a cucire la manica,
Adesso dobbiamo andare a ingrandire leggermente, ad allungare leggermente la nostra manica, esattamente come prima abbiamo allargato il resto della maglia. Quindi dobbiamo andarla ad allungare leggermente, sempre con 4 giri, e poi dopo andiamo a farci il polsino appunto elastico. Allora, adesso per iniziare ad ingrandirla dobbiamo partire di qui partirei puntando qui proprio dove abbiamo la sitia, ok? Quindi io partirei proprio qui dal basso, apriamo la manica in quella che è la nostra metà, quindi per me è qui, mi inserisco all'interno con un punto bassissimo. Voilà, e poi andiamo subito a fare la prima maglia alta. In questo modo, e lavoriamo subito qui altre 2 maglie alte per formare il primo gruppo di punti, ok? Quindi andiamo a lavorare esattamente come stavamo lavorando finora, sempre quindi a gruppi di 3 maglie alte tra un gruppo e l'altro del sottostante. Quindi vedete che adesso mi sposto nel seguente spazio e di nuovo vado a lavorare 3 maglie alte e così via per tutto il giro e tutti i restanti punti. Arrivate qui nella cucitura, vi faccio vedere che andate a lavorare, vedete che qui c'è un piccolo spazio vuoto, quindi andiamo a fare prima della cucitura un gruppo di 3 maglie alte e poi subito dopo la cucitura vedete che c'è un'altra asolina e di nuovo qui andiamo a fare un altro gruppo di 3 maglie alte e dobbiamo proseguire così per tutto il giro e anche per i 3 giri successivi, perché andiamo di nuovo a realizzare 4 giri in questo modo con questo punto. Una volta terminato anche questi 4 giri, diciamo, di allungamento della manica, dobbiamo andare a fare un giro dove andiamo a diminuire drasticamente i punti per stringere la manica e poi realizzare quello che sarà il nostro polsino. Per fare ciò andiamo a puntare sempre nella maglia alta centrale di ogni gruppo, ok? Quindi nella seconda maglia alta di ogni gruppo e vado subito a fare la prima maglia alta, puntando appunto qui nella seconda. A questo punto salto tutto il modulo e vado nella seconda maglia del secondo gruppo e lavoro un'altra maglia alta. Stessa cosa nel gruppo successivo e abbiamo fatto in totale 3 maglie alte. Andiamo a farne ancora una, quindi saltiamo sempre tutto, andiamo nella seconda maglia del gruppo successivo e realizziamo la quarta maglia alta. Dopo aver realizzato la quarta maglia alta, in questo modo saltando diciamo tutte queste maglie, ecco che punto qui subito nella maglia a fianco e vado a farne una quinta, quindi sono 4 maglie più una, in questo modo. Adesso di nuovo vado a saltare e a realizzare le altre 4 maglie lavorando solo quella centrale dei gruppi sottostanti, quindi vedete che ne faccio una, salto tutto e ne faccio 2, passo al gruppo successivo. Dopodiché passo ancora al gruppo successivo e faccio la terza, salto ancora una volta, vado di qua e faccio la quarta. Al termine della quarta maglia vado a fare la quinta nel punto vicino,
quindi 4 più 1 come vi dicevo prima, e devo proseguire così per tutto il giro. Vedete che la manica si sta decisamente chiudendo, quindi adesso ne faremo di nuovo 4 maglie saltando e lavorando solo la maglia centrale dei vari gruppi sottostanti, e poi andremo di nuovo a farne una in più. Al termine del giro dovreste dunque trovarvi con 38 maglie. L'unica cosa indispensabile è che dovete assicurarvi che il numero di maglie che avete sia pari, perché altrimenti il punto elastico poi non viene, ok? Quindi assicuratevi che sia pari, se non lo è piuttosto aggiungete ancora una maglia, ma fate in modo che il numero sia pari. Una volta quindi terminato il giro vado a unirmi con un punto bassissimo e lo concludo, e adesso vedremo appunto come andare a realizzare il punto elastico che si fa lavorando una maglia in costa davanti, una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Quindi partiamo subito a lavorare la prima maglia in costa davanti in questo modo, e la successiva invece la lavoreremo in costa dietro. Dobbiamo alternare questi due punti, poi lavoriamo di nuovo una in costa davanti. Voilà, e adesso di nuovo un'altra in costa dietro, poi una in costa davanti e così via per tutto il giro. Infatti al termine del giro ecco che procedo a lavorare esattamente come prima, e dove ho il punto alto in costa davanti vado a farne un altro sempre in costa davanti, esattamente in corrispondenza di quello sottostante, e così via per tutti gli altri. Quindi di conseguenza il prossimo punto sarà una maglia alta in costa dietro e poi di nuovo una in costa davanti, e devo procedere in questo modo a lavorare una decina di centimetri di bordo manica a punto elastico. Ok, procediamo e continuiamo in questo modo per una decina di centimetri, e poi tutto il procedimento lo andremo a ripetere per l'altra manica. Allora, guardate, ho terminato di realizzare quello che è il polsino della mia manica, sono veramente soddisfatta, resta un punto elasticizzato come potete vedere, ma molto bello ed elegante, con questa costina lavorata così mi piace un sacco. Adesso come ultimissima cosa vi faccio vedere che dobbiamo andare a bordare ancora tutto il nostro, la nostra giacchetta. Ovvero dobbiamo partire dalla cucitura qui nel centro dietro e andiamo a fare un giro di bordatura lunga tutta la nostra maglia, quindi tutto qui, tutto sul dietro, tornando sul davanti per concludere lì sul dietro, in modo da andare a definire un pochettino meglio quello che è il collo, la spalla, e a bordare tutto il resto. Quindi andiamo subito a prendere il filo con l'uncinetto e vi faccio vedere appunto come bordare. Adesso che stiamo per iniziare è l'ultimo giro della nostra maglia, dopodiché è terminata. Allora, come vi dicevo, mi inserisco con l'uncinetto qui dove ho la cucitura, esattamente dove ho il punto di cucitura, vado a inserirmi con l'uncinetto e vado a fare una maglia bassa e vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. Vedete che ho lavorato i punti e adesso mi trovo qui in prossimità di quella che è la spalla dove terminava la cucitura della manica. Allora qui andiamo a fare una diminuzione, ovvero iniziamo a lavorare una maglia bassa ma non la chiudiamo, ed è il punto prima della cucitura. Poi vado a puntare nel punto subito dopo la cucitura, di nuovo inizio una maglia alta ma non la chiudo, e adesso vado a chiudere entrambe queste due maglie assieme. In questo modo abbiamo fatto una diminuzione e abbiamo, diciamo, smussato l'angolo qui di dove si interrompeva la cucitura. Adesso da qui in poi torno a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante.
Adesso invece sono arrivata qui in prossimità dell'angolo, un angolo dove andremo a fare degli aumenti, ovvero lavoreremo tre maglie basse prese tutte nello stesso punto. Vedete, due, e adesso faccio una terza, e questo ci permette di ottenere un angolo arrotondato e di cambiare lato di lavorazione, ok? Quindi adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa per ogni punto di tutto questo lato del nostro davanti, ok? Lungo tutto una maglia per ogni punto. Arrivati qui sul nuovo angolo andremo di nuovo a fare tre maglie basse tutte prese nello stesso punto, come abbiamo appena visto. Poi andremo a lavorare tutta una maglia per ogni punto sottostante di tutto quello che è il dietro del nostro lavoro, fino ad arrivare di nuovo qui sul davanti. Qui andremo a fare di nuovo l'angolo, saliremo tutto qui lungo qui il davanti, andremo di nuovo qui a fare l'angolino, arriveremo alla spalla, qui faremo la diminuzione e poi ci congiungiamo qui nella cucitura dove abbiamo iniziato e terminiamo il giro. Quindi adesso semplicemente proseguiamo lavorando in questo modo e facendo sostanzialmente, a parte negli angoli e nel punto della spalla, una maglia bassa per ogni punto. Proseguiamo dunque in questo modo.